Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare, luce per rivelarti le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta, la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, eccoci giunti a venerdì 29 dicembre 2023. Quest'oggi festeggiamo San Tommaso Becket, vescovo e martire. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo secondo di San Luca, versetti 22-35. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del libro Cammino di Perfezione di Santa Teresa di Gesù. Siamo arrivati al capitolo 19, sottotitolo Comincia a trattare dell'orazione, parla delle anime che non possono discorrere con l'intelletto, paragrafo primo. È da tanto tempo che ho interrotto questo scritto senza più poterlo ripigliare, che per sapere cosa stavo dicendo mi occorrerebbe rileggerlo. Ma per non perdere tempo continuerò ugualmente senza preoccuparmi dell'ordine. Le persone di buona intelligenza, che essendo già pratiche della meditazione, possono raccogliersi in se stesse, hanno a loro disposizione un'infinità di libri ben fatti, scritti da autori di tal merito che sarebbe una sciocchezza far conto di questo mio. Vi sono libri che presentano per ogni giorno della settimana meditazioni ben condotte, dense di dottrina sopra i misteri della vita e della passione del Signore, sul giudizio, sull'inferno, sul nostro nulla e sui doveri che abbiamo con Dio, con l'aggiunta di ottimi consigli per il principio e per la fine dell'orazione. Chi segue il loro metodo o vi è abituato, non occorre dire che per sì buona strada giungerà al porto della luce, e che a un sì, a un così santo principio risponderà una fine non meno santa. Per questa via si avrà riposo e sicurezza, perché una volta fermato l'intelletto si procede con pace. Ma ben altro è l'argomento che voglio svolgere. Voglio, cioè, con l'aiuto di Dio, suggerirvi alcuni consigli per farvi comprendere che molte sono le anime che soffrono di non poter fermare l'intelletto, affinché non abbiate a contristarvi se siete anche voi di questo numero. Ecco, quindi adesso lei sta parlando delle anime che soffrono perché non riescono a fermare l'intelletto. Secondo paragrafo, vi sono intelletti e spiriti così mobili che possono paragonarsi a cavalli sfrenati che nessuno può fermare. La nota dice: se chi li cavalca è un abile guidatore, non sarà sempre in pericolo, ma qualche volta sì. Tuttavia, pur essendo sicuro della vita, non può tenersi a cavallo con molta eleganza e ha molto da faticare. Vanno qua e là, sempre in agitazione, sia che ciò provenga dalla loro natura o che così permetta il Signore. Io ho compassione perché mi sembrano persone ardenti di sete, che vedono l'acqua molto lontano e vogliono andare ad attingerla, ma trovano nemici che sbarrano loro l'accesso al principio, nel mezzo e al termine del cammino. Può darsi che dopo aver tanto faticato per vincere i primi nemici, si lasciano sopraffare dai secondi, amando meglio morire di sete piuttosto che bere un'acqua così che tanto costi. Si perdono di coraggio e cessano di ogni lotta.
Altri invece abbattono anche i secondi, ma si smarriscono innanzi ai terzi, mentre forse non sono che a due passi da quella fontana d'acqua viva di cui il Signore, parlando alla Samaritana, disse: chi ne beve non avrà più sete in eterno. Oh, come vera questa parola pronunciata dalla stessa verità. L'anima che beve di quell'acqua non ha più sete di alcuna cosa terrena, ma va sempre più ardendo per le cose dell'altra vita, e le sospira con tanta bramosia da non potersi paragonare ad alcuna sete naturale. Con quanta sete si desidera quella sete di cui si comprende tutto il pregio. Benché sia penosissima ed estenuante, non di meno porta con sé tanta dolcezza da temperarne gli ardori, perché mentre distrugge l'affetto delle cose terrene, sazia l'anima con le celesti. La grazia più grande che Dio possa fare ad un'anima quando si degna di dissetarla è di lasciarla ancora assetata. Più beve e più desidera di bere. Allora, quindi, lei adesso parla di quelle persone che hanno questo intelletto, questo spirito che è paragonabile a quello dei cavalli sfrenati, che non è possibile fermare, che sono in continua agitazione. Persone che comunque hanno sete, vedono l'acqua molto lontana, vogliono andare ad attingerla, però ci sono molti nemici che cercano in tutti i modi di sbarrare loro la strada. E lei dice: alle volte succede che uno si arrende subito, uno si arrende un po' dopo. Di fatto, con frequenza, succede che ci si perde di coraggio e si cessa dalla lotta. E quando magari poi mancava pochissimo per arrivare. Quest'acqua ha una caratteristica, che è quella di dissetare assetando, no? C'è un'acqua che ti disseta, però ti lascia ancora assetato. Più la bevi e più ti viene da bere. Credo che un'esperienza vagamente simile potrebbe esservi capitata quando voi, magari da ragazzi, ma forse anche adesso, non lo so, andando in montagna siete andati magari su in alto, e avrete notato, se ci sono quelle belle fontane di montagna caratteristiche, no? Ricordate, che sembrano quasi dei lavatoi, tanto sono grandi, e alle volte erano proprio dei lavatoi, da cui esce costantemente quest'acqua ghiacciata, fatta di pietra, bellissime. E quando bevi quell'acqua, che è ghiacciata, poi se la bevi d'estate, ancora di più buona, quando bevi quell'acqua, senti una cosa, senti che è buona. Non è solamente acqua che ti dissete, è proprio buona. E più la bevi, più ti viene voglia di bere. Certo, non puoi bere all'infinito, se no scoppi, ma, però per intenderci, no? Ti dà quella sensazione, quando la bevi dici: mamma, che buona quest'acqua, che di solito l'acqua non è buona, cioè nel senso non ha un sapore particolare, no? Ma quell'acqua lì, così fresca, così di sorgente, è proprio buona. Ecco, è così, una roba del genere. Per cui, ecco, e poi dice: questa sete, vedete, con quanta sete si desidera quella sete, vedete, è una sete che chiama sete. E dice: questa sete comunque porta con sé tanta dolcezza e poi distrugge l'affetto delle cose terrene. Distrugge l'affetto delle cose terrene perché sazia l'anima delle cose celesti. Quindi, mentre sazia l'anima con le cose celesti, distrugge l'affetto delle cose terrene. Ha un po' questa particolarità. Potremmo dire che da una parte svuota e dall'altra riempie. Bene. Terzo paragrafo. A quanto ora mi ricordo, fra le molte proprietà dell'acqua, se ne notano specialmente tre che convengono al mio argomento. Vediamo. La prima è che rinfresca.
Infatti, per quanto caldo si abbia gettandosi nell'acqua, se ne ha refrigerio. Così di un grande fuoco che si spegne anch'esso con l'acqua, a meno che non sia di catrame, perché allora si accende di più. Oh, gran Dio, come ciò è meraviglioso! Un fuoco che nell'acqua si ravviva, un fuoco forte e potente nel soggetto degli elementi, già che l'acqua, che pure è suo contrario, invece di spegnerlo lo accende. Come mi sarebbe utile parlare con chi sapesse di filosofia per istruirmi sulle proprietà delle cose? Come mi saprei spiegare bene allora? Sono cose che mi dilettano molto, ma non so dirle, e forse nemmeno intenderle. Quando Dio, sorelle, vi porterà a bere di quest'acqua, così come quelle che già la bevono, ne avrete piacere e intenderete che dominatore del mondo e degli elementi non è che l'amore di Dio, purché sia forte, sgombro di ogni tacco terreno e superiore a ogni cosa. Non temete che possa essere spento dall'acqua che origine dalla terra. Benché gli sia contraria, non ha su di esso alcuna forza, perché è un fuoco dominatore, non soggetto agli elementi. Non meravigliatevi, sorelle, se tanto insisto in questo libro, perché vi procuriate tale libertà. Ecco, importante ricordarci di sottolineare, vi procuriate tale libertà. Che bella cosa se una povera monaca di San Giuseppe divenisse padrona di tutta la terra e dei suoi elementi. E vi è forse da stupirsi se col favore di Dio i santi hanno fatto degli elementi tutto quello che hanno voluto? L'acqua e il fuoco obbedivano a San Martino, a San Francesco anche i pesci e gli uccelli e così molti altri. Però, se sulle creature essi godevano tanto impero, era solo perché si erano sforzati di non stimarle, assoggettandosi sinceramente con tutto il cuore al vero padrone del mondo. E questo è un tema sicuramente degno di interesse, soprattutto in questi tempi. No, ripeto, l'acqua che nasce sulla terra non ha alcuna forza contro l'amore di Dio, perché le fiamme di questo amore, lungi da prendere origine in cosa così tanto bassa, derivano da ben altro. Altri fuochi di amore di Dio deboli e netti si spegneranno per il più piccolo incidente, ma non questo. Se gli si rovesciasse sopra anche un mare di tentazioni, continuerebbe ad ardere ugualmente fino a dominare anche quello. Ecco, allora, Dio è il dominatore del mondo. E quindi l'amore di Dio partecipa di questo dominio. Dio è il creatore, Dio è il Signore. E amare Dio, liberi da ogni attacco terreno, dà questa possibilità di partecipare a questo dominio. E lei dice che sarebbe bello avere questa libertà, che è legata a questo amore, no? E poi dice, adesso capite perché gli elementi della creazione obbedivano ai santi, come San Martino e San Francesco, gli uccellini, il lupo e via di seguito. Perché? Perché loro non solo si erano sforzati di non stimarle, ma avevano scelto di assoggettarsi sinceramente con tutto il cuore a Dio. Quindi, poiché loro si erano assoggettati totalmente a Dio, amavano Dio totalmente, allora anche la creazione si assoggettava a loro, perché loro partecipavano al dominio di Dio. E questo amore di Dio, quando è così forte, non c'è niente che lo possa spegnere. Neanche il mare delle tentazioni, perché l'amore di Dio è questo fuoco che non si spegne mai. E allora vi lascio questo simpatico aneddoto, che ovviamente è proprio un aneddoto simpatico da bambini, ma
però fa riflettere. Quando ero un bambino, il mio nonno mi portava a fare delle lunghe passeggiate. E sapete che poi sulla Riviera Ligure ci sono queste belle passeggiate lunghissime, no? E io avevo la casa proprio, loro avevano la casa proprio in un paese della Riviera Ligure che si chiama Nervi, che sicuramente diversi di voi conoscono. E io lì ho un po' fatto la mia infanzia, ecco, d'estate si andava lì. E lì c'è una passeggiata che si chiama Passeggiata Garibaldi, che è lunghissima e costeggia tutto il mare, bellissima, bellissima. Poi c'è un parco all'interno, stupendo, con gli scoiattoli che vengono a prendere le noci dalle mani, insomma, veramente un posto molto bello. E quindi tra la passeggiata e il mare ci sono molti scogli, ci sono anche dei piccoli spazi di sabbia dove si può scendere, no, dalla passeggiata e andare proprio un pochino più in riva al mare. Poi ci sono anche delle piante un po' tipiche che crescono. E quindi io un po' scendevo a giocare, sapete, i bambini, con i sassi, come gioca un bambino. E io avevo tanto desiderio di riuscire a toccare un uccellino. Cioè, avevo nella mia testa da bambino il desiderio di poter accarezzare un passerotto. Ma ogni volta che mi avvicinavo un passerotto, il passerotto scappava. E allora il mio nonno un giorno mi disse: guarda, se tu vuoi riuscire ad accarezzare un passerotto, domani bisogna portare un po' di sale, e se tu riuscirai a mettergli un po' di sale sulla coda, allora riuscirai ad accarezzarlo, sarà domesticato. Immaginate, io il giorno dopo arrivo con il mio sacco di sale da bambino, perché avevo in testa che io dovevo, e quindi vi potete immaginare padre Giorgio Maria piccolo che comincia a correre a destra manca dietro i passi con il sale tra le dita per cercare di metterglielo sulla coda, e ovviamente non ci sono mai riuscito. Passati giorni e anni in questa opera, in questo tentativo di mettere il sale sulla coda del passerotto, ma non sono mai riuscito. Ecco, non c'è bisogno di nessun sale quando si condivide questo amore di Dio. Perché quando questo amore di Dio è così ben, come dirvi, radicato dentro di noi, la natura, il creato, è lei che viene verso, come succedeva con San Francesco e Sant'Antonio, la famosa predica ai pesci, no? Nel mare, o gli uccelli di San Francesco, no? Perché? Perché questo amore rende i santi dominatori del creato, come lo è Dio. Ecco la ragione. E quindi se fosse stato lì San Francesco, accanto a me mi avrebbe detto: vedi piccolo Giorgio, non devi, il punto non è mettere il sale, non sarà questo che fa la differenza, ma è l'amore di Dio, che è un'altra forma di sale, ma è un sale spirituale. Io mi sono concentrato sul sale fisico, materiale, ma certamente quello spirituale è quello che conta. Quindi questo sale, che una volta che tu ce l'hai, questo sale dell'amore di Dio, allora i passerotti non dovranno rincorrerli, ma verranno loro verso di te. Bene, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.